Una buona giornata amici di Spazio Inter, ben trovati sul nostro canale. Ci avviamo all'ultima giornata di questo strepitoso campionato. In casa Inter è tutto pronto per la festa Scudetto. Infatti domenica, dopo la sfida contro Udinese, ci sarà la tanto attesa premiazione e i nerazzurri potranno festeggiare sul prato di San Siro. L'Inter vuole chiudere in bellezza questo campionato, vuole vincere, superare quota 90 punti e riscattare la sconfitta contro la Juventus. Antonio Conte potrebbe schierare dal primo minuto Andrea Ranocchia, dopo le ottime prestazioni del centrale nerazzurro contro Sampdoria e Roma. È possibile che sia l'ultima con la maglia dell'Inter per l'ex capitano, anche se sono in corso le trattative per il rinnovo di contratto e Ranocchia potrebbe addirittura accettare di ridursi l'ingaggio. Un altro segnale forte di quanto ci tenga la maglia nerazzurra e di quanto questo calciatore sia fondamentale per lo spogliatoio. Viste le tante assenze, potrebbero essere molte le novità di formazione in casa Inter. Non ci saranno Brozovic e Darmian per squalifica, assenti anche Barella e Kolarov per infortunio. Tra le rotazioni potrebbe esserci la presenza dal primo minuto di Andrea Pinamonti. L'attaccante nerazzurro ha avuto poco spazio in questa stagione. Contro la Sampdoria ha trovato il suo primo gol con la maglia nerazzurra dei grandi e adesso si candida ad una maglia da titolare in quest'ultima di campionato. La permanenza non è certa, ma vuole giocarsi le sue carte in quest'ultima sfida. Dall'altro lato troviamo l'Udinese di Luca Gotti, dodicesima in campionato con 40 punti conquistati. Tanti alti e bassi nella stagione dei friulani, ma nonostante ciò hanno conquistato la salvezza con largo anticipo e in maniera tranquilla. Tanti meriti vanno dati all'allenatore, ma anche alla società che ha puntato su di lui nei momenti difficili e che adesso, proprio con Gotti, vuole ripartire e vuole costruire il futuro. Stelle di questa squadra sono sicuramente Rodrigo De Paul e Juan Musso, che saranno anche due uomini mercati nella prossima sessione estiva. Su di loro c'è anche l'Inter che potrebbe fare un ricco investimento. Per il fantasista argentino 9 gol e 10 assist in questo campionato, una richiesta di circa 40 milioni da parte dell'Udinese, sicuramente elevata ma che potrebbe valere tutto l'esborso. Per il portiere della nazionale argentina invece la richiesta si aggira intorno ai 20 milioni, 8 clean sheet in questo campionato e tante parate importanti come quella proprio su Lautaro Martinez nel match d'andata contro l'Inter. La sorpresa di questo campionato in maglia bianconera corrisponde al nome di Newell Molina. Argentino classe 1998, laterale a tutta fascia, in questa stagione ha messo a referto 2 gol e 5 assist in Serie A. Il suo valore si aggira intorno ai 5 milioni e ha già attirato su di sé gli occhi di molti club importanti. L'ennesima scoperta della famiglia Pozzo, che non è di certo nuova a questi colpi dal Sud America. Amici di Spazio Inter, ci attende quindi una partita molto interessante, che potrebbe fornire degli spunti anche in vista del prossimo mercato. Al fischio finale tutti gli occhi saranno sulla festa Scudetto, che noi commenteremo qui in live con voi. Vi aspettiamo numerosi, un caro saluto!